Cari amici di YouTube, bentornati e bentrovati sul mio canale. Oggi siamo qua per vedere con i tarocchi se voi e una persona nello specifico vi ritroverete oppure se c'è effettivamente una concretizzazione di una chiusura, cioè se una chiusura definitiva, diciamo, chiamiamola così. Allora, se siete capitati sul canale oggi per la prima volta, iscrivetevi subito e attivate la campanellina per ricevere le notifiche. E poi magari se volete andare a dare una sbirciatina nella homepage del canale per vedere gli altri video, magari guardate un po' le playlist, così magari ci conosciamo meglio. Voglio ricordare sempre a voi che siete nuovi e che magari non avete ancora avuto modo di farlo, che potete usufruire della domanda gratuita con me e potete inviarmela ai contatti che vedete scritti a schermo, ovvero tramite WhatsApp oppure tramite email. Vi ricordo il mio sito che è www.cartomantecleodice.it. Vi ricordo anche che sotto nell'info box trovate tutti quanti i miei riferimenti, tutti i miei contatti, ma anche il link del mio shop dove potete vedere le mie carte, che trovate spiegate anche sul mio sito e trovate anche i contatti delle mie pagine social, quindi Facebook e Instagram, dove ovviamente vi invito a mettere like e a seguirmi. Bene, prendiamo ora il mazzo dei tarocchi. Questi sono particolarmente ingombranti, quindi non li uso molto spesso, diciamo, per gli interattivi, però mi piacciono molto questi tarocchi e quindi diciamo che ogni tanto li utilizzo anche per questi video. Questi sono dei tarocchi che ho da penso 20 anni. Mi sono stati regalati tantissimi, tantissimi anni fa da una persona molto cara e sono veramente belli, però ecco, sono veramente giganteschi. Allora, concentriamoci sulla domanda, quindi voi e questa persona vi ritroverete oppure ci sarà una chiusura? Vediamo un po'. Praticamente non vedete più niente. Mannaggia, i tarocchi hanno preso praticamente tutto quanto lo schermo. Ok, scusatemi, eccoci qua. Allora, cerchiamo di comporre queste varianti. Quindi la domanda è: ci ritroveremo o chiuderemo? Allora, prima variante, ci mettiamo sopra il cristallo rosa. Diciamo così. Seconda variante, cristallo trasparente. Terza variante, cristallo giallo. Bene, concentratevi sulla domanda e soprattutto sulla persona su cui volete chiedere. Fate la vostra scelta. Benissimo, andiamo a. Allora, facciamo così, spostiamo un attimo qua le due varianti, in modo che comunque si continuino a vedere. Mettiamo qua il cristallo che andiamo a leggere, quindi il cristallo rosa, prima variante. Andiamo a vedere se ci sarà un ritrovarsi, diciamo, oppure una chiusura effettiva. Allora, dunque, diciamo questo, da queste carte sicuramente c'è in questa situazione una situazione di dubbio, di confusione, forse anche un po' di bugie, di cose non dette che devono assolutamente essere risolte.
Le carte danno che molto probabilmente ci sarà una pausa, un momento di allontanamento, che è, diciamo, in qualche modo necessario perché entrambi capiate bene che cosa volete. Le carte parlano in questa stesura di una chiara necessità di una riflessione, di un'analisi profonda e dettagliata della situazione che state vivendo. È come se ognuno di voi dovesse in questo frangente andare a, come dire, a prendere le distanze dal rapporto stesso per cercare un attimo di metterlo maggiormente a fuoco. Cioè, a volte quando si guardano, no, le situazioni troppo dal di dentro si perde l'oggettività, si perde la capacità di vedere veramente, no, come stanno le cose, si rischia di prendere degli abbagli. Ecco, questo diciamo che è il vostro caso. Cioè, affinché possiate ritrovarvi, affinché possiate recuperare il rapporto, avete la necessità di riacquisire una lucidità di giudizio e per farlo dovete un attimo allontanarvi. Quindi le carte non parlano di una chiusura vera e propria tra voi, ma parlano di un momento di allontanamento che è, diciamo, in qualche modo propedeutico poi ad un effettivo riavvicinamento, perché comunque le carte dicono che riuscirete a ritrovare un equilibrio, una stabilità, una serenità e a raggiungere proprio comunque un'armonia di coppia importante, ok? Tra l'altro, le carte dicono anche che se ancora nella vostra coppia non eravate arrivati ad un punto di svolta tale da portare ad una convivenza, in questo caso è proprio possibile che si cominci ad aprire un discorso di progettualità in tal senso. Ora, non vi dico che sarà subito il prossimo step, il prossimo passo, però in qualche modo è come se rispetto, diciamo, al livello a cui eravate arrivati in questo rapporto, si ha un ulteriore passo avanti. Quindi non solo c'è un ritrovarsi, non solo c'è un riappacificarsi e un recuperare dell'armonia e dell'equilibrio di coppia, ma c'è anche, diciamo, un passaggio al livello successivo, se così possiamo dire. Quindi questo ovviamente lo dico in questi termini perché naturalmente stiamo facendo un interattivo e di conseguenza bisogna un po' vedere da che punto partiamo, cioè voi che mi ascoltate, non è detto che partiate tutti dalla stessa situazione, magari si trattava di una frequentazione ancora non proprio definita, magari era un rapporto di coppia invece già ufficiale, quindi bisogna vedere un po' quello da cui partivamo, però diciamo che farete un progresso, un passo avanti nell'evoluzione della situazione di coppia rispetto alla situazione dalla quale, diciamo, siete partiti, cioè alla situazione nella quale si può essere generata magari questa situazione un po' di crisi, un po' di allontanamento, cioè non solo, ecco, ripeto, vi riavvicinerete, ma andrete avanti. Quindi c'è un'evoluzione positiva del rapporto, oltre alla ripresa dell'armonia e quindi oltre anche al ritrovamento comunque di questo equilibrio, ok? Quindi sono molto positive in realtà queste carte. Bene, andiamo ora a vedere invece per chi ha scelto il cristallo trasparente se vi ritroverete con questa persona oppure se si arriverà a un'effettiva e definitiva chiusura. Dunque, allora diciamo che c'è una situazione molto molto altalenante in questa coppia. Io vedo una mancanza di chiarezza, ma soprattutto una mancanza di lucidità in un senso specifico, cioè nel senso come se uno dei due, probabilmente l'altra persona, il vostro partner o insomma o la persona a cui state pensando, non abbia assolutamente le idee chiare su cosa vuole. Cioè io vedo proprio dei
cioè come se da una parte questa persona in realtà volesse riavvicinarsi a voi, volesse comunque una concretizzazione, volesse comunque fare dei passi avanti, ma le carte danno che c'è qualcosa che lo sta bloccando. C'è una situazione che, soprattutto secondo me, legato ad una sfera razionale. Ok, quindi comunque il suo rimuginare, il suo ragionare, il suo riflettere su determinate situazioni lo porta o la porta a mettersi dei paletti, a mettere dei freni. Infatti, le carte dicono che c'è, diciamo, un rallentamento rispetto a una possibile evoluzione di questa situazione, tanto che, sinceramente, rispetto alla domanda che noi abbiamo fatto, ovvero ci sarà come dire, un ritrovarsi vero e proprio oppure una rottura definitiva? In realtà le carte ci dicono che non ci sarà, purtroppo, almeno per il momento, né l'una né l'altra cosa, nel senso che si alterneranno dei momenti più positivi, quindi di parziale riavvicinamento, a momenti di allontanamento. Cioè la situazione purtroppo sembra essersi cristallizzata in questa sorta di danza oscillante, no? Di altalena, che purtroppo non riesce, diciamo, ad uscire da questa sorta di circolo vizioso nel quale è caduta. Quindi c'è una posizione sicuramente in cui la risoluzione di questa situazione, che potenzialmente ci sarebbe anche, perché secondo me c'è comunque all'interno del rapporto, cioè ci sono quegli elementi che potrebbero far finalmente sbocciare questo rapporto in senso pieno, però ecco, tutto questo, secondo le carte, sembra essere purtroppo rimandato ad un futuro incerto, quindi non ci danno una risposta definitiva. Voi sapete che le carte leggono i tempi in maniera molto molto elastica. Io credo che vadano, cioè se le carte non ci danno una risposta definitiva, evidentemente forse i tempi non siano proprio maturi nemmeno per saperla quella risposta. Quindi purtroppo, per chi ha scelto questa variante, il responso rimane sospeso, cioè ci dicono questa situazione al momento non si schioda dalla situazione che sta già vivendo, cioè ci saranno solo alti e bassi, quindi non va né in una direzione né in un'altra. Poi è chiaro, c'è sempre il libero arbitrio, non ve lo dimenticate mai, quindi voi siete comunque sempre nella posizione e nella condizione di mettere anche voi a quel punto, con la vostra forza di volontà, un punto ad una situazione che magari non vi soddisfa più, che magari vi ha stancato. Quindi voi siete anche liberi, se non vi trovate più in questa situazione, di mettere un fine a questa altalena. Però in questo caso dovete fare un atto di forza, perché sicuramente la situazione non si andrà a risolvere spontaneamente senza metterci un bel carico di volontà, diciamo, da parte vostra. Bene, questa era la lettura per chi aveva scelto il cristallo trasparente, quindi la nostra seconda variante. Andiamo ora a vedere per chi invece ha scelto il cristallo giallo. Vediamo se vi ritroverete oppure se ci sarà una chiusura definitiva, oppure nessuna delle due. Beh, qui mi sembra che questa carta sia abbastanza, diciamo, sintomatica dell'esito di questa lettura. Le carte parlano di una situazione di cambiamenti, cioè nel breve, perché comunque c'è questo 6 di denari, che è una carta comunque che io ritengo molto veloce. Quindi, diciamo, nel breve tempo c'è un rinnovamento, c'è un risveglio, ci sono delle grosse occasioni per voi che vi permettono di rinnovare completamente la vostra vita. Quindi, cosa ci dicono le carte? Che molto probabilmente in questa situazione degli eventi e dei cambiamenti, forse anche un po' imprevisti, che
che andranno a collocarsi nei prossimi tempi, in un tempo secondo me molto vicino al presente. Diciamo, ci sono degli eventi di novità, chiamiamoli degli imprevisti, ma in realtà sono degli imprevisti secondo me piacevoli perché si connotano assolutamente come delle nuove conoscenze, dei nuovi arrivi, delle nuove situazioni che si aprono nella vostra vita, vi mettono in condizione di guardare a una situazione passata con degli occhi completamente diversi. Cioè, le carte dicono che molto probabilmente, grazie a queste novità che entreranno, diciamo, nella vostra situazione, nella vostra vita, sarete in grado di mettere proprio una pietra, come si suol dire, sopra tutte le cose che non vi soddisfano più, che ormai sono, diciamo, hanno fatto il loro tempo, no? Hanno esaurito probabilmente il proprio ruolo all'interno della vostra vita, hanno esaurito la loro energia e quindi di conseguenza non sono più nelle vostre corde, non apportano più nessun beneficio, nessun valore aggiunto alla vostra vita. Quindi lascerete spazio al nuovo e forse grazie al nuovo e all'arrivo di queste nuove situazioni sarete in grado di mettere un punto, quindi di chiudere definitivamente tutte quelle situazioni lasciate in sospeso che appunto sono diventate non più qualcosa che vi fa vibrare in aria, no? Che vi fa comunque sentire leggeri e tutto, ma che vi appesantisce. Quindi io le chiamerei delle zavorre, ok? A volte bisogna lasciare andare, bisogna pulire, bisogna rinnovarsi, bisogna cogliere le novità, le nuove situazioni, le nuove persone, i nuovi incontri, perché sicuramente in questo caso, per voi che avete scelto la variante numero 3, quindi la variante gialla, senza dubbio il nuovo vi porterà quel rinnovamento che da tanto tempo aspettate e vi darà la forza, ripeto, per chiudere definitivamente con le situazioni che vi trascinate forse anche da troppo tempo e che sicuramente non apportano nessun beneficio e che quindi forse sono, diciamo, delle situazioni che non possono essere recuperate. Sarebbe un po' voler riaggiustare una cosa rotta che ormai non si incolla più, diciamo. Ecco, questo è un po' il senso di questa lettura. Bene, io ho terminato anche questa lettura. Spero che di avervi dato, insomma, alcune risposte. Fatemi sapere naturalmente come sempre nei commenti, mettete il like se il video vi è piaciuto, vi ricordo che comunque se volete potete contattarmi anche per suggerirmi degli interattivi da fare. Ora molto probabilmente nei mesi di luglio e di agosto continuerò comunque a cercare di pubblicare dei contenuti sul canale, ma magari ridurrò un po' il numero dei video, anche perché insomma è giusto che voi vi stacchiate anche un po' dai dispositivi elettronici, vi godiate un po' l'aria aperta, la natura, voi e io. Quindi ci prenderemo non proprio un periodo di pausa, ma un periodo di minore frequenza, perché credo che l'estate, insomma, vada vissuta più fuori e possa essere un buon motivo per abbandonare un po', allentare un po' questo continuo stare sui dispositivi elettronici. Quindi cercherò comunque di fare in ogni caso almeno un paio di video a settimana, non vi preoccupate, non sparisco, non vi abbandono. Niente, vi mando un grande bacio, vi do un abbraccio, vi auguro una buona giornata e comunque vi do appuntamento al prossimo video perché io sempre qua starò, ok? Ciao, buon pomeriggio, arrivederci.